Che fine ha fatto la community che quasi sicuramente hai creato nel periodo di lockdown? Facciamo un passo indietro. Nel periodo di lockdown le community hanno rappresentato uno strumento facile e veloce per mantenere la relazione con i tuoi clienti. Poi cos'è successo? Molto probabilmente con la ripresa e la riapertura della tua attività, questo strumento è stato accantonato. Se ti trovi anche tu in questa situazione, lascia che ti dica una cosa, stai perdendo una grossa opportunità. Le community, se ben sfruttate, rappresentano un potente strumento di local marketing in grado di far crescere il tuo business a costo zero. Le community non sono altro che dei luoghi virtuali che quasi sicuramente hai sperimentato, come ho detto, nel periodo di lockdown, dove hai creato relazione, hai coinvolto i tuoi clienti, quindi hai dato loro suggerimenti, magari hai girato dei tutorial, gli sei stato vicino. Che cosa è successo? Che i tuoi clienti si sono affezionati, hanno, diciamo, sempre di più rafforzato questo senso di appartenenza nei confronti della tua attività. Adesso, se invece hai accantonato la community, come può percepire questa cosa il tuo cliente, anche il tuo cliente abituale, come una disattenzione, come un disinteresse da parte tua nei suoi confronti, anzi quasi come se lo avessi, tra virgolette, sfruttato in un periodo in cui molto probabilmente la tua attività aveva bisogno. Quindi mi raccomando, se sei in questa situazione, recupera, ma soprattutto devi essere consapevole che gestire una community richiede sacrificio, impegno, dedizione e vera energia, e davvero molta energia. Le community sono fatte dai clienti, allora qualcuno mi ha mosso sempre questa obiezione, dice: ma perché faticare così tanto per gestire una community quando all'interno ci sono soltanto i miei clienti? Innanzitutto sfatiamo un mito, i tuoi clienti non sono mai veramente tuoi, a meno che non hai avuto la bravura e l'abilità di infondere un senso di appartenenza così forte nei tuoi confronti, allora da sceglierti continuamente ogni giorno. Ma se non è questo il tuo caso, il tuo cliente è il tuo cliente fino a quando non ci sarà qualcuno che farà lui un'offerta migliore o una promozione migliore o anche lo tratterà e lo farà sentire speciale in maniera diversa. Con la community devi pensare che non sono soltanto i tuoi clienti. Una volta che i tuoi clienti si sentono persone speciali perché con loro condividi, fosse anche solo il buongiorno del mattino, loro si sentono parte di un gruppo e questo piace, piace e soprattutto ti può far conoscere a persone che fino a questo momento non ti conoscono. Come? Perché sicuramente i tuoi clienti condivideranno delle risorse che tu hai dato loro gratuitamente. Pensa ad esempio a un tutorial, qualcuno lo potrebbe salvare e mandarlo via WhatsApp ad un'amica. Se pensiamo ad i parrucchieri, in giro, insomma, sul web, ho visto tantissimi tutorial che aiutavano le donne a fare la tinta in casa. Quindi pensa. Se sei ad esempio un salone parrucchieri, ma o qualsiasi altra attività a carattere locale, se un tuo cliente condivide con un amico un tutorial che tu hai fatto, o ancora meglio, invita queste persone a far parte della community. Quindi non solo le community ti consentono di mantenere la relazione con il tuo cliente abituale, di fidelizzarlo, ma soprattutto di acquisirne di nuovi. Voglio però farti una precisazione: le community non vanno aperte e poi abbandonate, né tantomeno non fare l'errore di pensare che una volta aperte vadano da sole. C'è bisogno di te, sei tu a dover presenziare la tua community senza delegare nessuno, sei tu il protagonista insostituibile. Che cosa fare? Cosa fare all'interno di questa community? Mettiti in testa che le community non sono il luogo della vendita, le community sono il luogo delle relazioni, quindi la community serve a rafforzare la relazione con i clienti esistenti, fidelizzarli e acquisirne di nuovi. Come? Condividendo contenuti interessanti, coinvolgendoli in post appunto di interazione, fare dei sondaggi e perché no, può essere anche il luogo per testare i tuoi prodotti. Se ad esempio hai introdotto un nuovo prodotto, se ad esempio vuoi sapere se la confezione di quello nuovo shampoo piace più blu o piace più rosa, anche su questo quindi può diventare un luogo di test per la tua attività, un luogo in cui infondere forte il senso di appartenenza e quindi crearti una community di clienti fidelizzati e che potenzialmente diventano poi i tuoi promoter e influencer presso la tua attività. Se vuoi aprire una community, devi porti due domande fondamentali: qual è l'obiettivo della community e quanto tempo e risorse richiede la gestione di quella community? E se tu sei pronto a prenderti questa responsabilità, a prenderti questo compito, perché è davvero un ruolo fondamentale, un vero e proprio compito. Se non sei nella posizione di poter gestire in maniera efficace la community, allora il mio consiglio è di non aprirla proprio.
Se invece senti di avere questo tempo, di avere questa dedizione, sei pronto a sacrificarti per gestire al meglio la tua community perché magari ne capisci appunto la potenzialità di uno strumento del genere a costo zero, allora devi partire però dall'obiettivo. Quale obiettivo vuoi che abbia la tua community? Che sia un obiettivo, diciamo, di che contenuti vuoi pubblicare, post di interazione, oppure vuoi invece continuare a dare dei tutorial per aiutare magari le persone a casa a fare qualcosa perché non possono recarsi direttamente nel tuo locale, quindi vuoi comunque aiutarle a fare qualcosa in maniera autonoma. Che cosa vuoi comunicare e soprattutto qual è l'obiettivo? Quando parlo di obiettivo intendo che tutto deve essere pianificato dal nome della community, tutto deve essere coerente dalla descrizione e chiaramente dai contenuti. Quindi mi raccomando, se decidi di aprire una community, questa va seguita. Io ti consiglio di aprirla perché se ben gestita rappresenta davvero uno strumento potente come nessun altro.